Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con una nuova piccola classifica per parlare di quelli che secondo me sono i giochi più difficili di questa generazione. Senza distinzioni di piattaforma o genere, ho quindi fatto una classifica sempre di 5 posizioni e spero che sarete d'accordo con me, per cui cominciamo subito dalla quinta. In quinta posizione metto un gioco che per me non è stato particolarmente complesso, ma per alcuni con cui ho parlato, insomma tanta gente anche leggendo un po' in giro, è risultato piuttosto ostico, che è Lords of the Fallen, un gioco di cui non si è parlato tantissimo perché non ha goduto di chissà quale popolarità, ma è un gioco che mi è piaciuto tanto e a tratti l'ho trovato effettivamente abbastanza impegnativo. Non raggiunge certo i picchi dei vari Dark Souls o di Bloodborne, ma rimane un gioco veramente molto molto impegnativo per chiunque non abbia familiarità con questo genere, un gioco che tra l'altro vi consiglio vivamente di recuperare nel caso in cui non l'abbiate fatto, ma non i DLC. Al quarto posto dei giochi più difficili di questa generazione poi devo mettere assolutamente The Evil Within. È un survival horror di vecchia scuola proprio, fatto come li facevano una volta, un gioco molto molto ben fatto, molto molto intenso, ma dalla sua alcune fasi veramente molto frustranti, come poi ben sappiamo tutti noi che l'abbiamo giocato. È un gioco molto impegnativo che a tratti scade appunto nella frustrazione perché ha delle sequenze non proprio bilanciatissime, ma nel complesso, al di là della sua difficoltà di base, è sicuramente un gioco che merita la massima attenzione. Al terzo posto dei giochi più difficili di questa generazione poi non potevo non mettere Alien Isolation. È un gioco veramente angosciante, veramente molto complesso, soprattutto nel caso in cui non si abbia un minimo di esperienza con questo tipo di prodotti. È un gioco veramente molto molto intenso e di grande atmosfera, che proprio per la grande paura che suscita in chi lo gioca tende a rendere le cose ancora più difficili di quanto già non siano, perché trovare il modo per nascondersi o comunque per sfuggire ai nemici quando ti stai cagando addosso non è proprio una passeggiata. Al secondo posto dei giochi più difficili di questa generazione poi non poteva mancare assolutamente Bloodborne, gioco estremamente complesso, estremamente difficile da padroneggiare, anche perché sin dall'inizio, quando poi tra l'altro manca anche la possibilità di livellare finché non si incontra il boss, andare avanti può risultare parecchio difficile, anche e soprattutto per quelli che sono abituati a giocare a Dark Souls, perché non essendoci modo di parare efficacemente niente, bisogna abituarsi completamente a un nuovo tipo di gioco, a nuove dinamiche, a un nuovo gameplay in sé per sé, per cui tutti quelli che magari avranno giocato a Dark Souls con delle build incentrate sull'agilità non avranno sicuramente problemi. Chiunque come me abbia poi vissuto i vari Dark Souls sempre con lo scudo in mano, diversi problemi li avrà. E al primo posto appunto non potevo poi non mettere il caro vecchio Dark Souls nella sua edizione Scholar of the First Sin, Dark Souls 2 chiaramente, un gioco estremamente complesso, estremamente difficile in tutte le sue parti, anche e soprattutto nei vari DLC che hanno lanciato e che sono compresi in questa edizione Scholar of the First Sin. È un gioco veramente bastardissimo, uno dei pochi giochi che mi ha fatto spaccare un pad, per cui devo dire che è un gioco a cui sono particolarmente affezionato, sebbene non proprio felicissimo appunto perché ho dovuto ricomprarci sopra un pad, ma è un gioco veramente bellissimo. È tanto intenso e tanto complicato quanto è bastardo, per cui questo la dice lunga sulla qualità e sulla difficoltà dell'esperienza. Ragazzi, a questo punto la palla passa come sempre a voi. Fatemi sapere quelli che secondo voi sono i 5 giochi più difficili di questa generazione. Fatemi sapere se siete d'accordo con quello che ho detto o se voi avreste scelto qualcos'altro. Per cui niente, vi ringrazio come sempre di avermi seguito e ci vediamo alla prossima.